Stavamo attraversando a cavallo la regione delle Cévennes quando ci giunse notizia di un bando. Principi e cavalieri avrebbero dovuto raggiungere le Fiandre per prendere parte al torneo di Whitsuntide. Ero emozionatissimo al pensiero di partecipare a un torneo. Sarebbe stato il primo per me. Per guadagnare fama e onori, i principianti dovevano battersi in molte gare. I principi regnanti e la nobiltà locale amavano organizzare tornei, ritenuti un intrattenimento piacevole e allettante. Mi avevano riferito che avrebbe partecipato anche Giovanni, re di Boemia e conte di Lussemburgo. Si diceva che prendesse parte a tutti i tornei. Per prima cosa dichiarai all'araldo le insegne che avrei indossato ed egli controllò il registro araldico. Ero un giovane cavaliere senza proprietà, ma potevo vantare una nobile e antichissima famiglia. Il cosiddetto Hellre Armorial era l'elenco delle casate nobiliari più in vista. Gli araldi dovevano conoscere il blasone e il rango di ciascun aristocratico europeo. Le splendide decorazioni e colorazioni dell'elmo, segni distintivi della nobiltà, si diffusero proprio grazie ai tornei. Servivano a riconoscere i cavalieri anche quando indossavano l'armatura. Il torneo cominciò con la mischia, una battaglia simulata. Io combattevo con i fiamminghi contro i francesi. Era il primo scontro a cui partecipavo. Vi prendevano parte fino a 200 cavalieri. Non si dovevano uccidere gli avversari, ma cercare di farli prigionieri e chiedere poi il pagamento di un riscatto. La mischia non era solo una gara, era un modo per addestrarsi alla guerra. Nell'impeto della lotta, molti cavalieri venivano colpiti a morte. La mia squadra, quella dei fiamminghi, era stata sconfitta dai francesi. Dovemmo versare un riscatto, il premio che spettava loro per avere vinto il torneo. Ne ero uscito quasi incolume, anche se avevo dovuto sborsare tutti i miei soldi. Giovanni il Cieco, re di Boemia, ci aveva sbaragliato alla testa dei francesi. Specifici manuali elencavano puntigliosamente le regole da rispettare durante i tornei e le armi consentite. Ma i nobili non si affrontavano solo nelle giostre cavalleresche. L'aristocrazia europea era molto legata al proprio status sociale. Il prestigio era importantissimo. Fra i nobili e la gente comune esisteva un divario incolmabile, ma tra di loro volevano sempre essere alla pari. Se uno costruiva un castello, gli altri cercavano di imitarlo. Acquistava un'armatura scintillante, tutti gli altri lo avrebbero fatto. La vita era condizionata dallo spirito di emulazione. Secondo me questo fu uno degli aspetti più tipici della civiltà europea del tempo. Credo che difficilmente in altre epoche questo fenomeno si sia verificato con tale intensità. I nobili rivaleggiavano anche per ricevere l'elogio di leggiadre donzelle e nobili dame. Erano gli eventi clou sociali e sportivi dell'epoca, ma non bastava uscirne vincitori. Secondo le regole, spettava alle nobildonne presenti scegliere a chi attribuire il premio. Mio padre mi aveva scritto: «Se uscirai vittorioso dai combattimenti, come in passato i tuoi antenati, e sono certo che avverrà così, noi ne saremo compiaciuti». Cosa mi era passato per la mente? Io,
un principiante, fra tutti i cavalieri presenti, avevo sfidato proprio il re di Boemia a una giostra. Un duello con la lancia. I tornei cavallereschi erano uno sport molto pericoloso. Per mostrare a quali rischi si esponessero i cavalieri, è stato effettuato un esperimento. La superbia andò a cavallo e tornò a piedi, mi disse il re quando lo sfidai. In un impianto dove vengono effettuati i crash test delle auto, un manichino è stato equipaggiato con un'armatura come quelle dei cavalieri medievali. Sono state riprodotte le condizioni tipiche di un torneo. Cosa è accaduto al manichino? L'impatto si è rivelato innocuo o ha provocato ferite gravi, addirittura mortali? La giostra era il momento culminante della gara. Il cavaliere doveva cavalcare il proprio destriero ed essere in grado di guidarlo con le redini e gli speroni, riuscendo a tenere saldamente la lancia. Come si confà a un buon cavaliere, recita il manuale sull'arte del torneo. Nell'impianto per il crash test, i duellanti sono pronti. I manichini sono vestiti e armati come nelle giostre medievali. Sono protetti dalla corazza e dall'elmo. Abbassate la visiera, sollevate la lancia e mantenetela in posizione ottimale per la carica. Cercate di stabilire subito un vantaggio e soprattutto non abbiate timore dell'impatto. Speciali telecamere che riprendono 2000 fotogrammi al secondo mostrano cosa è accaduto al momento dello scontro tra i due cavalieri. Il responsabile del reparto sicurezza veicoli ha valutato l'effetto dell'urto e analizzato i dati. L'impatto nella regione toracica supera del 50% i limiti oggi stabiliti in caso di scontro frontale. L'esperimento è stato effettuato alla velocità di 30 km all'ora, ma i cavalieri antichi si scontravano cavalcando a 60 km all'ora. L'impatto era molto più forte, le ferite sarebbero state ben più gravi. Una delle conseguenze dell'urto era il colpo di frusta al collo, ma i pericoli più seri si correvano cadendo. Non possiamo averne la completa certezza, perché non è possibile dimostrarlo facendo dei test utilizzando dei manichini, ma il rischio di fratture alle vertebre era davvero concreto. Il cavaliere sarebbe morto. Sbalzato da cavallo, si sarebbe spezzato l'osso del collo. Dio sia ringraziato. La fortuna mi aveva assistito ed ero sopravvissuto alla caduta. Ero stato impulsivo. Il re, invece, aveva interpretato il mio gesto come segno di coraggio. Re Giovanni il Cieco mi accolse fra i suoi cavalieri. Giurai di servirlo con lealtà a costo della vita. «Ci incontreremo a Königsberg il prossimo inverno per la crociata», mi disse. Ne trarrai gli opportuni vantaggi.